bilancio di questo territorio parte da una nuova alleanza tra attività umana e natura, con l'ecologia integrale che rimette al centro l'uomo in alleanza con la natura. Quindi vogliamo dare voce agli esperti che possono suggerire soluzioni per un futuro migliore per il nostro territorio che possa portare benefici a tutta la popolazione. Quindi diamo voce a Filippo Fratini, biologo marino, che introdurrà il tema dell'ecosistema naturale. Ecco, grazie, buongiorno a tutti, sono Filippo Fratini, sono un naturalista e biologo marino e oggi vi parlerò della posidonia oceanica, cercheremo di approfondire un po' questo tema. Ho deciso di partire da questa immagine nastriforme, diciamo, colorata da una parte verde brillante, poi sfuma sul marrone, perché mi ricorda un pochino, rappresenta bene il viaggio, il percorso che fanno anche le foglie di posidonia, e dopo vedremo perché è importante. Cominciamo dalle basi, scusatemi se inizio con degli argomenti che possono sembrare banali per molti, però è importante ricordarlo. La posidonia oceanica è una pianta marina che vive nel mare e non è un'alga, perché spesso consideriamo tutto ciò di vegetale che vive in mare sia un'alga. Non è così. Quali sono le differenze fondamentali? Dunque, un'alga, questa che vediamo, che sembra una lattuga, infatti si chiama ulva lattuga, ha un corpo, un tallo si chiama, che non è differenziato. Infatti se noi lo osserviamo bene non riusciamo a distinguere degli organi specifici, mentre se osserviamo la pianta, la posidonia proprio, possiamo notare delle radici che sono queste basse piccoline, poi c'è un fusto che è questo marroncino e delle foglie, ok? Quindi proprio come un albero terrestre, in più fa anche dei fiori con queste infiorescenze e in alcuni periodi dell'anno anche dei frutti simili a dei olivi. Come sicuramente già saprete, la posidonia oceanica è una specie protetta, ma è anche un habitat protetto. Perché questo? Perché la posidonia non cresce su fondi sabbiosi o rocciosi con la singola piantina, ma crea delle vere e proprie praterie sommerse, quindi delle foreste sottomarine, che hanno una grandissima importanza ecologica e vedremo anche nell'ambito dell'erosione costiera. Dove vive la posidonia oceanica? Allora, iniziamo col dire che nonostante il nome posidonia oceanica ci faccia pensare a dei mari lontani, a degli oceani, in realtà è una pianta endemica del Mediterraneo, quindi ce l'abbiamo solo noi qui nel Mediterraneo, è la nostra ricchezza. La troviamo sia in superficie, quindi da un metro d'acqua praticamente, fino a circa 30-35 metri di profondità. Ok? Lascio una quota vaga, non vi do un numero preciso, per un motivo, perché la profondità massima alla quale arriva la prateria di posidonia oceanica dipende in gran parte dalla limpidezza delle acque. Quindi se noi abbiamo delle acque limpide la troviamo sotto i 30 metri, se in acque torbide, come può essere un litorale laziale, la troviamo più in superficie, se ci spostiamo per esempio alle isole Pontine la troviamo più in profondità. Guardiamo un attimo la distribuzione. Soffermiamoci un secondo sull'Italia, possiamo notare come in tutta la parte nord dell'Adriatico siano assenti le praterie di posidonia e troviamo anche qualche buchetto dalla parte del Tirreno, vedete ci sono delle zone dove non è presente la posidonia. Allora, al di là dei punti in cui ci sono dei problemi, quindi le praterie sono in forte recessione, però questa è una distribuzione normale della posidonia e dipende dai grandi fiumi. Quindi dove ci sono, dove sfociano i grandi fiumi, non è presente la posidonia oceanica. Lo vediamo con il Po, e poi per un sistema di correnti che c'è nell'Adriatico questa situazione si ripercuote anche più a sud, e lo vediamo anche qui fuori. Se noi usciamo qui con maschere e pinne in una giornata come questa con il mare piatto, dove le praterie di posidonia oceanica qui davanti non le troviamo, ma non perché il mare sia inquinato o ci siano gravi problemi, ma perché c'è appunto la foce del Tevere. Quindi la posidonia non tollera acque dolci, quindi sbalzi di salinità,
E poi c'è un altro problema per lei, che è appunto quello della turbidità. I fiumi portano nutrienti che scatenano la vita proprio, quindi si forma fitoplancton, poi zooplancton, e questo spesso rende le acque turbide. Vediamo però che nel Lazio abbiamo delle praterie anche abbastanza estese, sia al nord, quindi in zona Santa Marinella, Tarquinia, Civitavecchia, sia a sud, alla Latina e San Felice Circeo. E qui davanti, a seguita dalla costa, abbiamo l'esempio di Torpaterno, dove è presente la prateria di Posidonia oceanica. Dai subacquei non è percepita come un grande valore, diciamo che i sub, la subacquea ricreativa cerca di limitare le immersioni della Posidonia. Perché? Perché anche se noi la consideriamo un hotspot di biodiversità, quando ci immergiamo su una Posidonia, quello che vediamo è quasi un deserto verde. Perché? Perché molte delle specie vivono all'interno della foresta, non si fanno vedere, e molte sono criptiche, quindi hanno per esempio la stessa colorazione con questo bel labbride verde brillante, o come i polpi che insomma non sono semplicissimi da vedere quando si infilano all'interno della prateria. Però questa è solo l'apparenza, in realtà c'è una ricchezza enorme della prateria di Posidonia. Ed è importante perché? Perché ci fornisce tutta una serie di servizi ecosistemici. Andiamo a vedere alcuni. Sicuramente ci dà ossigeno, quindi fa la fotosintesi e come prodotto di scarto libera ossigeno per noi, diciamo che ci serve per tutto. Cattura l'anidride carbonica, quindi assorbe sempre con la fotosintesi l'anidride carbonica e quindi è un deposito di carbonio ed è fondamentale, sappiamo tutti quanto è importante. Si parla del riscaldamento globale e della CO2 e quindi è fondamentale la prateria di Posidonia. Poi sicuramente molti organismi riescono a nutrirsi direttamente o indirettamente di questa fonte di cibo che è la Posidonia. Qui vediamo una foglia con un morso evidente di una salpa, che sono dei pesci. Lì vedete una foto in fondo, cioè una foto con un banco di salpe. Molto bello, e poi fa altri servizi, per esempio qui ho messo l'ingegnere perché è una specie che cambia il substrato, quindi diventa ingegnere, crea qualcosa di nuovo. Se abbiamo un substrato sabbioso, che grosso modo è monotono, se arriva alla Posidonia cambia totalmente, costruisce un qualcosa di nuovo che prima non c'era, e quindi per questo è una specie ingegnere. È importante per la pesca, perché molte delle specie che vivono almeno parte della loro vita all'interno della prateria sono anche di interesse commerciale, e anche per le specie rare e protette. Quindi viene considerata anche come un'area di nascita, dove molti giovanili si accrescono all'interno di questa foresta. Ma vediamo dal punto di vista dell'erosione costiera, che è un po' il focus della mattinata. Perché è importante la prateria sommersa? Come vi dicevo prima, trasforma il fondale su cui vive. Per esempio, se è un fondale sabbioso, costruisce qualcosa di diverso. Come lo fa? Se vediamo questa immagine, vedete che sotto, sul fondo, sotto alla prateria, si può creare una struttura diversa che viene chiamata mat. Che cos'è questa mat? Sono quei rizomi, quei fusticini che abbiamo visto prima, che crescono intrecciandosi tra di loro e agglomerano al loro interno anche sedimenti, gusci, foglie morte, tutta una serie di sostanze organiche, e creano una struttura che è molto compatta, che rimane anche nel tempo sott'acqua. Tutto questo permette alla Posidonia di innalzarsi anche dal fondale marino, e questo crea una vera e propria barriera naturale sommersa, sottocosta, che protegge anche le coste. A volte si vedono le foglie di Posidonia che arrivano anche in superficie in alcune situazioni, quindi è proprio una barriera naturale. E quindi le foglie smorzano in modo ondoso e proteggono il fondale dall'erosione, ma anche la costa a terra, se sono praterie costiere. Quando perde le foglie, la Posidonia che succede? Succede grosso modo la stessa cosa che succede con i nostri alberi, quindi cambia periodicamente le foglie, che da verde diventano marroni, e quindi abbiamo, sulla terraferma abbiamo un ambiente come questo rappresentato nella foto, con un bel sottobosco ricco di foglie. Le foglie della Posidonia non solo cascano sotto al bosco, sotto alla foresta,
ma molto spesso vengono prese in carico dalle correnti e dalle onde e si accumulano a riva, quindi o sulla battigia o in questo caso su un fondale roccioso. Tutte queste foglie si accumulano e vanno a creare una sorta di materasso naturale che viene chiamato banchetto. Ora, questi materassi sono molto importanti per vari, sotto vari punti di vista. Dal punto di vista ecologico rappresentano un ambiente ricco di vita, ci sono crostacei ma anche insetti, perché è un ambiente un po' di transizione tra l'ambiente marino e l'ambiente terrestre. In più è importante, si è visto, anche per la duna, per tutta la spiaggia, fino ad arrivare alla duna, perché questa barriera permette anche alle specie pioniere di attecchire con più facilità. È il più importante proprio per la spiaggia, per l'economia della spiaggia, per la sabbia stessa, in quanto si è visto che un metro cubo di banchette può essere in grado di trattenere circa 40 kg di sedimento sciolto, quindi di sabbia. Quindi non solo ferma le onde, ma trattiene anche la sabbia, non permette che lo sulle coste. Qual è il problema? Che noi abbiamo visto tutte cose positive, il problema siamo noi, nel senso che per noi la banchetta di Posidonia oceanica è un rifiuto, è un'ondezza. E questo è un problema culturale, è soltanto un problema culturale nostro. Perché se noi vediamo un'immagine del genere, vediamo un bosco, un albero, vediamo il muschio, delle foglie sotto, e lo percepiamo come un ambiente sano, ci piace, quasi riusciamo a percepire l'odore, la freschezza del bosco. Se vediamo un ambiente del genere, invece capiamo immediatamente che si tratta di una discarica, e da un certo punto di vista non ci piace, sappiamo che non è un ambiente sano. Non si è capito per quale motivo, quando noi vediamo la banchetta di Posidonia sulle spiagge, invece di associarlo alla prima immagine, la associamo alla seconda e diciamo: questo è un ambiente che non mi piace, è sporco, cambiamo spiaggia, e i balneari sono costretti, per certi versi, a prendere e a levarle, a eliminarle, se no la gente non ci va proprio a fare il bagno su queste spiagge, purtroppo. Invece una spiaggia che sta benissimo, è in salute, vuol dire che lì davanti c'è una prateria e in più la spiaggia è anche protetta. E quindi che cosa facciamo noi? Sostituiamo queste banchette di Posidonia con delle barriere, o delle barriere rigide, come in questo caso, nel caso dei Venelli. Nella foto qui in basso forse qualcuno riconosce questo posto. Qui siamo a Santa Marinella, a nord di Roma. Questo qui c'è il bar della Toscana, qui vicino, quindi appena si esce dall'autostrada. E qui c'è una spiaggia, e per arrivare a questa spiaggia si faceva un sentiero con sul un pezzetto di sabbia, e adesso è stato necessario mettere questi massi anche molto grandi, perché la spiaggia non c'era più in quel tratto. Santa Marinella è un caso emblematico, perché lì ci sono le praterie di Posidonia oceanica sommerse, e ce ne sono tante e anche molto ampie, e lì si forma la banchetta di Posidonia, solo che noi la vediamo soltanto d'inverno, d'estate la viene rimossa. Allora, un'altra cosa a cui si pensa spesso è il trascinamento morbido, quindi lì c'era la sabbia non c'è più per vari motivi che dopo Ilaria ci spiegherà. Io riporto la sabbia sulla spiaggia. Qual è il problema? Sembra nessuno, non c'è nessun problema. In realtà dipende da come viene fatto il rifacimento morbido, quindi ovviamente dalla natura del materiale e dalla granulometria, e anche dall'azione con cui viene fatto questo rifacimento. Perché? Perché il rischio qual è? Il rischio è, immaginatevi una spiaggia di Santa Marinella, dove noi abbiamo a largo la prateria di Posidonia sommersa, che è già fatta a barriera, le foglie arriva, fanno ulteriormente la barriera, però non ci piacciono, noi le togliamo, rimuoviamo queste foglie e facciamo un rifacimento morbido all'inizio dell'estate per ripristinare la spiaggia. Il rischio è che tutta questa, non tutta però, gran parte di questa sabbia, invece di rimanere in loco, vada in mare e vada a soffocare la prateria sommersa, quella viva di Posidonia. In questo caso, oltre al danno, abbiamo anche la beffa, perché abbiamo distrutto due componenti fondamentali, e questo è il risultato appunto di un soffocamento di prateria di Posidonia.
Adesso molti istituti di ricerca stanno studiando questo problema per cercare possibili soluzioni. La soluzione migliore, secondo me, sarebbe quella di lasciare in loco questo materiale, però qualora non fosse possibile cerchiamo almeno di riutilizzarlo, perché è un materiale incredibile. Quali sono i possibili utilizzi? Si può utilizzare come fertilizzante, come terreno di coltura anche per l'agricoltura, può essere utilizzato nella bioedilizia, quindi si possono fare dei pannelli isolanti per costruire delle case, può essere riutilizzato nelle spiagge stesse, per esempio facendo dei cuscini e riutilizzandoli proprio all'interno dello stabilimento, oppure per il restauro dei beni culturali, e adesso vi farò vedere un breve esempio. Questo è uno dei progetti a cui ho avuto la fortuna di partecipare insieme a Marinivo e a Tramerica. Si chiamava Rispetta il tuo capitale, perché la Posidonia è un nostro capitale naturale per i servizi ecosistemici che abbiamo visto prima, svolge tutta una serie di funzioni. Loro hanno riutilizzato questi resti, diciamo, di Posidonia spiaggiati proprio per l'agricoltura, quindi venivano lavati e la sabbia che veniva raccolta, perché in mezzo c'è tanta sabbia, è stata poi riportata sulle spiagge, quindi in questo modo non c'è stato un'erosione anche antropica. In più questo progetto prevedeva anche delle immersioni e un controllo anche delle praterie di Posidonia sommerse e una pulizia delle praterie. Questo è un altro invece dei progetti recenti che sono stati fatti proprio nel Lazio, vedete con l'ISPRA, Enea, tanti istituti di ricerca, e loro per esempio hanno fatto quei cuscini di cui vi parlavo prima, quindi per cercare di rendere le spiagge ecologiche e di riutilizzare questi prodotti. Un'altra ipotesi era quella di prelevare queste masse di foglie, di metterle ai piedi della duna, quindi non buttarle, e poi in inverno di riposizionarle sul bagnasciuga. E poi ci sono gli egagrofili. Gli egagrofili sono le classiche palline che noi troviamo facendo una passeggiata, sicuramente le avete visti. Egagrofilo in greco vuol dire pelo di capra, perché sono molto ispidi al tatto. E questo è un altro materiale molto interessante. Mi è capitato di studiarlo insieme ai Musei Vaticani in un progetto per il restauro delle statue in legno, delle opere in legno. Praticamente questo materiale, se viene lavato, vengono tolti i sali, la sabbia e la plastica, perché ormai si trova anche qui purtroppo, può essere sminuzzato e utilizzato come materiale inerte per stuccare le statue in legno. In questo caso vedete alcune opere che sono state restaurate con questo, con questa sostanza, con queste fibre di Posidonia unite a delle colle. Questo era solo un esempio, ho fatto solo alcuni esempi per dirvi quanto è importante la Posidonia in questo caso, ma in generale la natura, quante risorse abbiamo e quante risorse purtroppo sottovalutiamo e non consideriamo come tali. Quindi l'invito è sempre quello di invece di valorizzarle e di renderci conto delle meraviglie che abbiamo anche nel nostro mare e che sono fortune. Ecco, dai paesi del nord Europa dove non hanno la Posidonia oceanica, loro vengono in Mediterraneo a prelevare i resti che noi buttiamo. Cioè per noi sono scarti e loro li riutilizzano nella bioedilizia, ci costruiscono le case. Grazie per l'attenzione.